mancanza di fondi in bilancio che gravano come un macigno sui più deboli. Accade nella provincia di Roma, qui Ardea, dove ieri mamme e papà di bambini disabili sono rimasti incatenati alle panchine di Via Garibaldi, sede storica del comune romano. I disagi erano iniziati l'8 gennaio scorso in un quadro a dir poco delicato. Amministrazione pentastellata costretta a fare i conti con le nuove ristrettezze di bilancio. Risultato: assistenza scolastica per i portatori di handicap annullata. Non si tratterebbe della prima volta, però. Già nel 2016 il comune di Ardea era stato protagonista di un sit-in di protesta per rivendicare i diritti delle persone con disabilità. È così che in quel frangente gli uffici dei servizi sociali di Via Catilina prestarono il fianco alla necessità di assistenza domiciliare gratuita, in linea con quanto espresso dalla Convenzione ONU per i diritti del disabile. Il comune ardeatino al momento sembrerebbe infatti parzialmente miope alla firma sottoscritta nel 2011 e che oggi stride più che mai con il NI comunale. NI, già, perché ad accogliere i genitori in protesta è arrivata la capogruppo pentastellata Michela De Luca. La maggioranza e la giunta stanno facendo il possibile per risolvere il problema, assicurato. Mentre Graziella Maracchioni, ormai ex assessore alle politiche sociali di Ardea, ha preferito dimettersi. A togliersi dall'imbarazzo il sindaco Mario Savarese, assente durante la protesta perché informato solo in tarda mattinata, avrebbe poi dichiarato, facendo chiarezza una volta per tutte sul bilancio lasciato in eredità dall'amministrazione uscente. Sulla carta risulterebbero finanziamenti nulli per molte voci e quella dell'assistenza disabili ne rappresenterebbe una delle più pesanti, con quasi 900.000 euro.